gentili amici, cari telespettatori, vi rinnovo il benvenuto nel nostro talk show dell'Altra Voce, ricordando per coloro che ci avessero seguito, ci stessero seguendo in questo momento, Altra Voce è una trasmissione di pastori cristiani evangelici, fanno parte della Consulta Evangelica e del Comitato di Evangelizzazione Gesù Nostra Certezza. Stiamo trattando una serie, e ogni serie è fatta di, composta di 6 trasmissioni, riguardanti i diritti umani. E siamo giunti alla 5ª trasmissione. Questa trasmissione parleremo, come già annunciamo la volta scorsa, i diritti degli anziani. Consentitemi di presentarvi i pastori che sono con me presenti nello studio. Pastore Michele Passaretto e il pastore Marcello D'Ambrosio. Come di consueto, ogni tanto lo spiego, usiamo un metodo molto semplice, quello delle domande, ma ha un unico scopo, quello di poter sintetizzare e possibilmente dare un corpo e racchiudere quello che è l'argomento nella maniera più completa possibile, dato l'esiguo tempo a nostra disposizione. Partiamo con la prima domanda al pastore Michele Passaretti e parliamo di anziani. Oggi l'Italia è fatta di molti anziani e parla anche un anziano, anch'io sono anziano fra tanti, vero? Dovrei dire l'anziano in senso biblico ha un significato completamente diverso, perché molte volte presentiamo degli anziani che partecipano alla trasmissione. Parliamo di anziani di età, in base all'età. E al pastore Michele chiediamo quali sono state le differenze dell'età media nei secoli? Ecco, magari inconsapevole lettore della Bibbia che si affaccia alla lettura partendo dal libro della Genesi può rimanere sorpreso o meravigliato nel notare che gli antichi di quel tempo, secondo quanto ci dice la Bibbia, erano praticamente pluricentenari, vivevano diversi secoli. Quello che oggi è un mito per la razza umana, il desiderio di allungare praticamente la vita, in quel tempo era qualcosa del tutto naturale. Come spiegarcelo? Beh, tante supposizioni, tante ipotesi, ma noi diamo una chiave di lettura naturalmente spirituale, perché il progetto di Dio è originale, non è che l'uomo potesse vivere l'età media che vive oggi, ma che l'uomo potesse vivere per l'eternità. Il progetto di Dio è che l'uomo fosse creato per vivere praticamente senza morire. La morte è stata un incidente successivo dovuto a una serie di circostanze, quali il peccato e la punizione divina. Quindi, man mano che è cresciuto il peccato, di riflesso è diminuita la vita dell'uomo. Poi c'è stato un tempo in cui Dio ha dato proprio una modifica, diremo, al codice genetico della crescita umana, dell'età umana, per cui Dio ha segnato un limite. Questo lo possiamo leggere appunto nel libro della Genesi in seguito a dei fatti a cavallo tra la storia della torre di Babele, il diluvio universale. E quindi Dio ha limitato la vita dell'uomo. Poi praticamente in questi tempi si sta valorizzando il fatto che l'età media dell'uomo è cresciuta a seguito del benessere, della vita sicuramente più confortevole che diciamo tutta l'umanità in qualche maniera beneficia. Ci sono delle ricerche fatte da scienziati nel tentativo di ridurre l'invecchiamento delle cellule e già si sta parlando della possibilità di riuscire a portare la vita dell'uomo, l'età media dell'uomo a circa 140-150 anni. È scienza, è fantascienza, qua stiamo praticamente riproducendo le antiche ricerche degli alchimisti, l'elisir della lunga vita e tipiche cose di questo tipo. Però quello che invece a noi interessa sapere è che, secondo quello che crediamo, Dio è il datore della vita e in qualche maniera anche la vita e la morte è nelle mani del Signore. Il cristiano rilascia se stesso nelle mani del Signore sapendo che Dio ha il pieno controllo di ogni cosa. Fatto di prolungare la vita a 150-140 anni, io lo ritengo
la ricerca dell'araba fenice, sinceramente. Ma io credo anche un'altra cosa, se possiamo soltanto pensarci. All'inizio la vita era particolarmente lunga, ma tutti sappiamo che ci siamo avvicinati ai tempi della fine. E questo prolungamento della vita, al di là di quello che può essere il benessere, che se da una parte mettiamo il benessere, l'alimentare l'alimentazione e tante altre cose, noi dobbiamo anche prendere in considerazione le negatività di questa vita presente, che è quello dello stress, di quello che è il ritmo della vita, con le conseguenti malattie che stanno distruggendo in un certo qual modo una buona parte dell'umanità, improvviso cancro, l'infarto e tante cose. In ogni caso, la scienza fa tutto quello che fa, e la scienza, quando è una scienza onesta, rispecchia sicuramente quello che è la conoscenza di Dio, ma tante altre cose sono soltanto affidate alla mente dell'uomo. E noi non vogliamo trattare questo aspetto scientifico, c'è gente molto più qualificata di noi, ma vogliamo trattare questo argomento, e vogliamo trattare l'argomento degli anziani sotto l'aspetto soprattutto di quello che è il pensiero, l'etica cristiana. E parlando di anziani si è molto anche, diciamo, eleganti in questo tempo, non si dice vecchi. Ma quando si dice anziani, mi ricordo 20 anni fa qualcuno mi chiamava anziano, dentro di me dico, già sono vecchio, parlo di 20 anni fa, oggi non ne parliamo proprio, perché gli anni sono avanzati. E intanto voglio fare una domanda a Marcello, il nostro Marcello D'Ambrosio, il pastore Marcello. Gli anziani, e questo è un triste spettacolo, meno male che non tutti gli anziani sono spesso parcheggiati, è proprio il termine da usare, e privati di molti diritti. C'è una causa sicuramente. Perché? Una causa c'è, poi una piccola nota a quello che si diceva prima, c'è un aspetto economico anche degli anziani. Non so fino a che punto potrebbe convenire allo Stato, a questo punto ci sarebbe un conflitto tra Stato e scienza, perché pagare poi le pensioni fino a 140, 150 anni con quello che succede sarebbe veramente disastroso. Comunque ci auspichiamo di vivere secondo la concessione di Dio che ci dà la vita. Gli anziani, è vero, vengono parcheggiati, vengono messi un po' da parte, è anche vero che si diventa molto rapidamente anziani ai nostri tempi rispetto a quelle che erano le età di una volta, dove appunto vedevamo proprio, leggiamo la narrazione storica dove uomini a 100, a 150 anni erano ancora in pieno vigore e potevano dare. Oggi, per volontà di Dio, perché l'età è stata ridotta, anche per una scelta nostra, nelle varie culture però dobbiamo dire, perché non in tutto il mondo abbiamo la stessa situazione, però parliamo della nostra realtà occidentale, e gli anziani vengono parcheggiati, perché io credo sia un fatto estremamente culturale, un fatto di acquisizione e anche abbastanza recente, moderna, perché magari io ricordo, anche se non ritengo di essere un anziano di età, ma ricordo che quando ero bambino mi veniva insegnato che l'anziano andava rispettato, che bisognava cedergli il posto in autobus, che bisognava avere delle attenzioni, che bisognava essere attenti quando gli anziani parlavano, perché insomma esprimevano sicuramente delle esperienze utili per la nostra vita, quindi insegnavano. Adesso vediamo che veramente c'è una situazione abbastanza degradata proprio sotto questo aspetto, e c'è questo conflitto nella società. Maggiormente risentiamo di questo problema in estate, quando bisogna anche andare alle vacanze, quando bisogna pensare al proprio divertimento, quando in maniera più evidente bisogna pensare a se stessi, e quindi ecco, si mettono un po' gli anziani da parte, o diventano un peso, o non si sa che cosa fare. Però c'è un collasso proprio nella nostra cultura, dove veniamo meno nella conoscenza biblica, veniamo meno anche nel rispetto degli anziani, e ecco perché ci ritroviamo con questa carenza, questa lacuna, che poi è offensiva ed incivile, oltretutto, perché oltre
che andare contro quelli che sono gli insegnamenti e la volontà di Dio, che invece ci insegna esattamente il contrario, ma è anche offensiva e non dignitosa per noi stessi, perché gli anziani sono comunque la matrice della società, sono comunque lo specchio di quello che saremo noi domani, e loro lo sono stati per quelli addietro, noi lo saremo per quelli di domani. Per cui bisognerebbe veramente fare attenzione e trattare gli anziani nel modo giusto, anche per tutto quello che loro hanno fatto e hanno saputo fare, rendergli il giusto omaggio. Dice, ma non sempre ci sono gli anziani che hanno fatto bene, ci sono anche quelli che hanno fatto male. Sicuramente sì, però dobbiamo in ogni caso tener conto dei nostri anziani, dei nostri vecchi. Non è una parola offensiva dire vecchio, il vecchio è anche sinonimo di saggezza, per cui di conoscenza, di esperienza, di vita vissuta. Credo che dobbiamo guardare un attimo delle culture diverse, mentre ecco, le culture orientali sono portate magari a schiavizzare più la donna, ad avere la donna come oggetto, invece è più venerato l'anziano, è tenuto in grande considerazione. Abbiamo la cultura cinese che può insegnare molto, per esempio, a questo riguardo, e credo che noi dovremmo incominciare a fare un attimo di attenzione, perché non è giusto, è veramente una parte insana della nostra società di oggi. Bene, faccio una domanda al pastore Michele, ma avrei dovuto farlo più a me stesso che al pastore Michele, che è ancora giovane. Quali sono i pregi e i difetti della terza età? Ne puoi parlare solo teoricamente, ovviamente. Sì. Vediamo, se ci troviamo, appena intervengo io, perché nella terza età ci sono già. Beh, posso dirgli come osservatore esterno, via. Perché poi alla fine discriminare l'anziano è discriminare se stessi, perché se Dio dà grazia tutti gli uomini potranno diventare anziani e quindi forse si riusciranno a capire molte più cose. Pregi e difetti. Ecco, il difetto che generalmente si attribuisce all'anziano qual è? Quello di essere più irritabile, eventualmente sopporta meno quelli che possono essere i rumori. L'età anziana, stiamo parlando di chi è realmente anziano, cioè di chi ha abbondantemente superato l'ottantina, e pare che sorgano diverse paure, forse legate anche all'insicurezza che la propria condizione fisica in qualche maniera procura, e forse qualche atteggiamento di egoismo, nel senso di voler l'attenzione, la presenza, la più di quella che forse sarebbe anche normale o legittima. Ma così abbiamo detto, c'è stata una domanda che parla dei difetti, ma non possiamo assolutamente infierire su i difetti di persone che hanno vissuto la loro vita, che hanno portato il loro contributo, la loro esperienza umana alla società. Piuttosto fa più piacere parlare dei pregi, quelli che invece vengono in qualche maniera devalorizzati nei nostri giorni. Perché la persona anziana, si è detta, è depositario di un'esperienza che non può venire diversamente se non con la crescita degli anni. L'anziano ha uno sguardo sulla vita diversa da quello che può avere un giovane o una persona di media età. E sicuramente il suo modo di osservare la vita è molto più preciso, è molto più intenso. Perché? Perché sono svanite tante forme di vanità dalla mente, tanti filtri o pregiudizi che in qualche maniera portano l'età più giovane o i sogni. O l'anziano è un disincantato, è uno che non si lascia afferrare facilmente dalle dalle sensazioni o dagli entusiasmi. È una persona concreta, una persona che quando dà un consiglio lo dà perché è convinto pienamente sulla scorta delle proprie esperienze.
Questi sono tesori che in qualche maniera vengono sempre più disprezzati, perché oggi ci sono giovani che sono molto più acculturati degli anziani. E nel nome di questa cultura, che più delle volte non è conoscenza, forse non è neanche cultura, è nozionismo, è il sapere delle cose, offendono, come dire, l'esperienza invece e la saggezza, la sapienza delle persone anziane. Io ancora oggi, se trovo delle persone anziane che mi raccontano le esperienze della guerra che c'è stata nel secolo scorso, che mi raccontano l'esperienza del dopoguerra, l'esperienza del fascismo, dell'era colonialista, io rimango incantato, perché so che quelle sono informazioni così importanti, così preziose, che in qualche maniera sono depositate ancora per un po' di tempo. E quindi questa voglia di capire, di conoscere, e gli anziani oggi hanno sicuramente qualcosa da dire ai giovani, mentre i giovani non so se hanno qualcosa da dire agli anziani. Dobbiamo, e devo dire qualcosa, anche nella giovinezza, ricordo la mia stessa posizione spirituale, a me piaceva molto essere istruito da fratelli anziani. Io ero ragazzo quando ho ricevuto l'Evangelo, avevo poco meno di 17 anni, ho avuto però fra i miei amici, fratelli, ho avuto sempre delle persone mature. Perché? Perché comprendevo già da allora che come giovane, da altri giovani potevo condividere la giovinezza, potevo condividere certi momenti particolari, ma l'esperienza anche spirituale mi veniva da quello che era l'esperienza che avevano realizzato questi nostri fratelli amici, che poi diventavano amici, di cui io conservo sempre un grande ricordo. Oggi anche la mia giovinezza, come tutte le giovinezze, svaniscono con una certa velocità. Però ancora una cosa da osservare: ho notato che quando l'anziano non esplica più nessuna attività, quando si immobilizza, diventa veramente vecchio. È una realtà che ho visto nei familiari, ho visto ancora in tanti uomini, e come pastore ancora osservo in tanti soggetti, per cui mi sono dato anch'io una regola di vita, lo posso dire anche pubblicamente: sarò in servizio permanente effettivo fin quando il Signore mi chiamerà, non voglio sentirmi mai messo da parte. Beh, detto questo, vogliamo entrare nel senso biblico del termine. Voglio rivolgere questa domanda al pastore Marcello: cosa dice la Bibbia degli anziani? La Bibbia degli anziani dice tanto, appunto, come si accennava, perché prima, diciamo, una prima evidenza è quella che gli uomini, dovendo vivere tanti anni che il Signore aveva assegnato a loro, e non c'era grandi possibilità di istruzione, di trasmissione, di mezzi, innanzitutto proprio fungevano da archivi storici. Pensiamo che uomini come Noè, uomini come Adamo, anche, che ha vissuto tanti altri anni, e altri, Matusalemme, no? Cerco di dire dei nomi che forse tutti possono conoscere o ricordare, rappresentavano proprio l'archivio che verbale, cioè proprio la fonte storica, perché loro trasmettevano a più generazioni. Se pensiamo che ogni 20-30 anni c'è una generazione, pensate, uno che ha vissuto 700-800 anni, a quante generazioni poteva insegnare e trasmettere le cose. E quindi proprio per questo la scrittura ci insegna di dare ascolto agli anziani, perché l'anziano, inteso chiaramente quale persona saggia, non facciamo di erba un fascio, perché possiamo trovare anche l'anziano folle, voglio dire, ma noi stiamo parlando di colui che è veramente l'uomo saggio, vissuto, attempato, posato. Verso l'anzianità, ecco, vediamo che diminuisce l'irruenza umana, ci si accosta di più alle esperienze e ai valori morali, alla legge di Dio, alle cose spirituali, si diventa più umili, perché proprio si perde l'arroganza, sapendo che la vecchiaia ci porta verso il termine della vita, e quindi cerchiamo anche di fare meglio e lasciare un buon ricordo di noi stessi. Perché poi veramente credo che gli anziani anche oggi, secondo l'insegnamento biblico, dovrebbero essere utilizzati proprio per essere degli insegnanti
di in modo pragmatico, in modo vero, reale, cioè, ecco, come diceva anche il pastore Passeretti, che ci si può raccontare in maniera diversa da quella che è la narrazione scolastica, che letteraria, ma in un modo vero, vivo, che c'è fatti che si raccontano. Io ricordo che un vecchio di aver letto la storia di un vecchio evangelista, Charles Spurgeon, un inglese di fine 1800, e lui dice ad un certo punto che ha imparato nella sua vita più dalla sua nonna che da tutti gli insegnanti di teologia che aveva avuto a scuola, perché la sua nonna metteva in pratica, viveva la fede, quindi oltre che a dirgli le cose, gli raccontava le cose, ma gli faceva vedere proprio nella sua vita come amava il Signore, e credo che questa sia proprio l'immagine degli anziani. Poi biblicamente notiamo che il consiglio dei re era sempre costituito da persone adulte, persone anziane, e non da giovani. Qualora ci sono stati dei giovani, hanno sempre recato danno, per cui insomma, voglio dire, diamo il giusto onore ai nostri anziani, ai nostri uomini di età. Dobbiamo dire che c'è anche comportamento differenziato fra le varie aree del pianeta Terra. E parliamo di questi giorni, non parliamo dei secoli passati. C'è, per esempio, l'Africa, abbiamo notato di persona un grande rispetto per le persone anziane, molto meno qui in Europa, dobbiamo dire, ma anche negli Stati Uniti d'America c'è un grande rispetto. L'anziano viene chiamato senior, e al di là del termine c'è tutta una serie, non soltanto di, diciamo, manifestazioni di rispetto, ci sono anche delle agevolazioni, ci sono anche, si considera la persona per quell'età, e nel rispetto c'è anche l'attuazione del rispetto, quello che invece sta mancando, sta venendo a mancare nelle nostre realtà. Si offende facilmente il vecchio, e quanti ne soffrono di questo? Abbiamo visto a volte spettacoli poco diciamo, gratificanti per le strade, le panchine, nei mezzi pubblici, e di modi di esprimersi di una parte di gioventù. Qualche anziano poi qualche volta ha risposto anche bene, dice: devi vedere se tu diventerai anziano, perché la vita dell'uomo è appesa sempre a un filo, a quello che poi noi riteniamo è nella volontà di Dio. Ma l'ultima domanda, o meglio, domanda che poi possiamo ampliare ancora un pochino, e riguarda un poco un detto che poi fa parte di questa domanda: anziani e bambini. A volte i vecchi, gli anziani, dicono, sono peggio dei bambini, lo si usa notoriamente nel linguaggio soprattutto delle nostre zone, vero? E la domanda è questa: anziani e bambini sono l'alba e il tramonto della vita. Come possiamo definirli, Michele? Beh, sono sicuramente delle belle immagini quelle che di un anziano e di un bambino, più delle volte il nipotino con il nonno che si preoccupa del nipotino proprio perché i genitori magari hanno impegni di lavoro. È un'immagine ripresa anche da canzoni oppure da letteratura, questa immagine del vecchio e del bambino, che stanno a rappresentare due tempi, due stagioni della vita che sembrano così distanti l'uno dall'altro, però se mettete un anziano e un bambino insieme vicino, troviamo che immediatamente si viene a creare un affiatamento, si viene a creare, perché forse sono persone molto libere e il rapporto va a crearsi in maniera quasi, diremo, naturale. L'anziano dei nostri tempi è una persona che soffre perché il mutamento proprio della cultura, il mutamento della vita, cioè noi abbiamo degli anziani che sono nati nei tempi in cui per andare a prendere l'acqua bisognava andare al pozzo o al fiume,
oppure per mandare una lettera ad una persona ci volevano i mesi, insomma, no? Gli uffici postali a cavallo delle... Abbiamo anziani che sono nati così e che oggi si ritrovano di fronte a un mondo completamente trasformato con la tecnologia, i telefoni, i computer, le televisioni, internet, la scienza. E quindi sono persone che hanno sofferto questi cambiamenti sulla loro vita, questa evoluzione della società. A me fa sempre sorridere un'espressione che disse una volta una persona anziana. Dice: io non ho capito, nella vita sono stato sempre, sono stato sfortunato. Dice: perché? Perché quando ero piccolo ed ero più giovane e avevo qualcosa da dire in famiglia, mi dicevano: zitto, tu fai parlare agli anziani perché loro sono più... hanno più sapienza. E lui, ubbidiente a questa regola, a questo, come dire, a questo protocollo sociale, ha aspettato il tempo in cui cresceva e diventava anziano. Dice: ma adesso sono diventato anziano e pensavo che potevo contare qualcosa. Dice: no, tu non capisci più niente. Fa ridere questa storia, però per dire, io, dice, mi sono trovato in un'epoca, in un'era dove alla fine ho avuto una forte crisi di identità. Naturalmente era un modo ironico per dire che effettivamente gli anziani della nostra generazione si sono trovati sballottati dai tempi, dalle circostanze, dalla velocità con la quale oggi... sono stati negli Stati Uniti qualche settimana fa e sono rimasto meravigliato quando in un negozio di articoli fotografici ho visto entrare una vecchietta, ma una vecchietta vecchietta, proprio di quelle che uno vorrebbe mettersi sotto il braccio per aiutarla a camminare, che è entrata nel laboratorio fotografico, ha tirato fuori la sua smart card, che è una memoria che si usano nelle macchine fotografiche digitali, e vicino a delle apparecchiature modernissime, che qui in Italia ancora non le abbiamo viste, ha messo questa card dentro questa macchina, si è selezionata le fotografie che voleva stamparsi e ha dato i comandi e si è stampata le fotografie. E io sono rimasto meravigliato di fronte a questa testimonianza. Ho fatto anche una fotografia a questa vecchietta vicino a questo mega computer, per dire come si sono dovuti in qualche maniera forse anche abituare a cose che erano un po' lontane dalla loro forma, dalla loro cultura di base. E questo ci deve aiutare a capire forse di più le persone anziane, ci deve aiutare a rispettarle, ad amarle, proprio come insegna la parola di Dio. Nel libro, per chiudere anche con una considerazione spirituale, nella profezia di Gioele dice: i vostri giovani avranno visioni e i vostri vecchi avranno sogni. Questo accostamento attraverso l'opera dello Spirito Santo, per cui non ci sono più l'età, ma c'è l'amore di Dio che va a completare, a riempire i cuori e a unire le generazioni. E io vorrei completare ancora con un verso che vada per i giovani e poi per gli anziani. Signore, insegnaci a contare i nostri giorni. Detto questo, siamo giunti ormai al termine di questa trasmissione e la serie si completerà nella prossima settimana, quindi stesso emittente, stesso giorno, stessa ora, e nella serie dei diritti umani avremo appunto l'ultima trasmissione di questo genere che parla dei diritti dei popoli. Quindi nel invitarvi ad essere puntuale come lo saremo noi, Dio volendo, voglio passare ai saluti. E il pastore Marcello D'Ambrosio, Michela Passaretti e Remo Cristallo, due giovani con un anziano, vi salutano col salutissimo: Dio vi benedica.